Noi dobbiamo convincerci tutti che la chiave per un modello di sviluppo davvero sostenibile sta nel fatto che investiamo risorse, procedure, investimenti per modificare questa disuguaglianza di genere che c'era prima della pandemia e che la pandemia ha accentuato. Non ci può essere un modello di sviluppo davvero sostenibile in tutte le sue declinazioni ambientali, economiche, se noi non ci convinciamo che questa può essere l'occasione per invertire una tendenza che ahimè riguarda tutta Europa e in particolare il nostro Paese. Abbiamo bisogno cioè di comprendere che le risorse del Recovery Fund di Next Generation EU non possono non avere come chiave l'investimento sulle disparità di genere. E questo è il punto sul quale questo convegno oggi si deve focalizzare, secondo me, perché entro aprile noi siamo impegnati come Paese a presentare le nostre proposte sul Recovery Fund. Credo che la parte di infrastrutturazione sociale, del welfare, della prossimità, del lavoro di cura, dell'innovazione del nostro welfare di comunità debba avere una maggiore centralità, a partire dal fatto che occorre che su questo ci siano dei provvedimenti conseguenti. Penso che noi come città, come comunità locali, dobbiamo da subito far sentire maggiormente la nostra voce per evitare ancora una volta di ritrovarci in una situazione dove a pagare siano i giovani, i precari e in particolare le donne lavoratrici. Chiedo una cosa proprio rapidissima e poi passo subito alla Robotti. Ma i suoi colleghi sindaci del Sud, quando vi ritrovate nelle vostre riunioni dell'ANCI a Roma, le hanno mai chiesto scusa, ma come hai fatto tu, lo so, l'Emilia Romagna, Bologna è una regione, è una città avanzata, ma come avete fatto voi con i sistemi di welfare della città metropolitana e perché al sud non si riesce? Perché il sud, l'ha detto Draghi ieri, ha ricevuto, non si può dire che non abbia ricevuto fondi in questi anni. Beh, con una battuta è mancata un lavoro di cura sui fondi europei, nel senso che spesso sono stati utilizzati male, sia per problemi di burocrazia ma anche di capacità. Aggiungo che il nostro imbarazzo come Emilia Romagna e come Bologna è forte, nel senso che noi qui abbiamo superato la media europea, ad esempio, di copertura del tasso dei nidi. In molte zone del nostro sud siamo al 5%. Quindi è evidente che deve esserci una priorità, anche per quanto riguarda le disparità di genere, del nostro mezzogiorno. Quello che facciamo oggi con Rete Capodì dimostra che si possono fare provvedimenti ed esperienze concrete per cambiare le cose dal basso. Forse quello che è mancato dal sud è questo, ricordarsi che dall'alto si aggregano solo le mosche, vecchia frase, ma molto importante, perché se non c'è una comunità che lavora insieme, che innova nella concretezza dei luoghi di lavoro e dei luoghi dove si fa welfare, è poi difficile che dall'alto si possano realizzare i provvedimenti che noi nella nostra realtà siamo riusciti a fare.